Questa mattina, terzo e ultimo giorno della nostra 3 giorni del clero annuale, abbiamo raccolto il frutto della risonanza delle relazioni importanti del Cardinal Betori e di Don Paolo Asolan, ascoltate lunedì il primo giorno, e risonanze che sono emerse nei vari vicariati, molto ricche, raccolte dai segretari sinodali della città, del centro storico, della pianura e della campagna, in modo da poter avere anche risonanze che partono da una fraternità, da un ascolto reciproco e anche dalle istanze del territorio. È difficile riassumere la ricchezza che è emersa, su cui poi questa mattina ci siamo ulteriormente confrontati nel dialogo con l'Arcivescovo. Sicuramente il tema ripensare il volto ministeriale delle nostre comunità rimanda alla esigenza di come oggi formare dei cristiani adulti, in cui cioè il sentirsi partecipi e corresponsabili appartenga proprio al DNA del proprio vissuto personale e comunitario. Ebbene, su questo punto ci sono state riflessioni importanti di lettura della situazione, della Chiesa che vive dentro al mondo e se ne sente partecipe, delle sfide che il presente comporta, nella consapevolezza che le scelte pastorali non possono nascere a tavolino soltanto dai principi astratti, ma proprio dal confronto con la realtà. Poi certo il tema della ministerialità ha chiamato in causa anche forme diverse che sono già presenti nel nostro vissuto e anche la consapevolezza che la vita delle persone, famiglie, i ritmi di lavoro sono tali che i tempi sono molto stretti, si è tutti molto di corsa e questa disponibilità forse va ripensata, rielaborata appunto tenendo presenti i ritmi della vita delle persone oggi. Sono ulteriormente emerse alcune sollecitazioni. La prima è quella che occorre darsi anche degli obiettivi concreti e casomai verificarli facendo emergere ciò che già dal basso è presente nel vissuto delle nostre comunità, per esempio, come molti hanno sottolineato, tutto, anche una ministerialità, cioè una partecipazione viva e attiva femminile delle nostre comunità, ma insieme anche scelte che debbono essere in qualche modo fatte emergere dall'alto, che orientano, che indicano, che danno criteri, valorizzando quello che già Papa Francesco, allargando i ministeri istituiti a uomini e donne, introducendo anche altri ministeri istituiti come il catechista, ha fatto, ma questo a livello sia nazionale della CEI che diocesano. Poi è emersa la necessità di, dentro ai problemi, quando li si affronta, non perdere mai di vista ciò che è centrale, ciò che è essenziale, ciò che è decisivo. E quindi il clima della comunione, il lavorare insieme e dare voce anche alle fatiche che esistono per trovare soluzioni che nascono dalla preghiera, dal dialogo, dal discernimento. Ultima cosa che credo vada sottolineata è questa articolazione della necessità di chi guida la comunità, siamo il vescovo, la mitra diocesana, il presbitero in forza del loro ministero, il diacono che collabora da vicino proprio partecipando al sacramento dell'ordine e guida, ma guida ascoltando, guida recependo tutte le ricchezze, le istanze, le sollecitazioni che nascono dal vissuto delle comunità. Pensiamo a temi delicati ma anche preziosi, l'iniziazione cristiana, l'accompagnamento delle famiglie ferite, la crescita dei giovani da accogliere con le loro potenzialità, con le loro fatiche, con le sfide di oggi. E il clima che ha accompagnato questa giornata è stato un clima che qualcuno ha detto, l'Arcivescovo poi ha detto così, di chiarezza, chiarezza che talvolta è anche ruvida, ma chiarezza nella comunione e con fiducia nel cammino insieme.